c'è internet. È tutto fatto live. Viste qui. Allora, siamo pronti. Cominciamo con, come sempre, col giocatore, quindi con Alex, Corriere dello Sport, Maida. Buonasera, sono qua Alex, buonasera. E vorrei sapere da te cosa è scattato tra la stagione scorsa, l'estate un po' tribolata in cui si parlava di mercato, e adesso che sei diventato uno dei migliori portieri del campionato. Ecco, era solo una questione di fiducia, di possibilità, o c'è dell'altro? Grazie. Ti posso aiutare, perché ora lo fa giocare. Io lo facevo giocare, è scattato questo. Ma sì, penso sia un insieme di fattori, non è scattato niente in particolare. Io ho sempre lavorato al massimo in allenamento per farmi trovare pronto. Quest'anno sto trovando continuità ed è più facile poter dimostrare le mie qualità, quindi sono contento di questa inizio di stagione e spero di continuare così. Nishita, la Gazzetta dello Sport. Ciao Alex. Sicuramente le partite in cui ti sei esaltato di più sono state quelle anche fuori casa, le più importanti, cioè Rangers e Milan, no? Sono state quelle che ti hanno visto protagonista in assoluto, ecco. Questo era quello che ti aspettavi, quello che volevi. Una volta che ti sei appropriato di tutto questo, eccetera, adesso, senza entrare nel merito di questioni economiche, il tuo rinnovo lo vedi più vicino, lo vedi un atto di fiducia reciproca che maturo? Sì, non mi piace parlare di questioni extra campo, però posso dire comunque l'accordo c'è, manca solo la formalizzazione, però la mia testa ora è rivolta solamente al campo alla partita di domani. Calcio Napoli 24. Alex, il rapporto con Sirigu quest'estate ti è stato anche vicino quando, hai detto che non ti piace parlare di cose fuori dal campo, ma ti è stato vicino quando si parlava di altri portieri per il Napoli? Quanto è stato importante e quanto è importante adesso per te? Salvatore lo conosco comunque da diversi anni, perché ho condiviso con lui insomma la spogliatoia nazionale, è un grandissimo professionista e da quando è arrivato comunque si è subito inserito bene nel gruppo e ha sempre cercato di dare il suo contributo, è una figura importante nello spogliatoio e quindi sono contento del suo arrivo, perché comunque lo conoscevo già ed è un piacere poter lavorare con lui. Canale 8. Alex, qui. Ciao. Dal punto di vista del portiere, domani quali potrebbero essere i pericoli principali? Mi spiego meglio, tiri da fuori, calci da fermo, oppure secondo te tu per cosa ti sei preparato di più? Ma un portiere deve essere pronto a tutto e sicuramente sappiamo che è una squadra di grande qualità, davanti hanno giocatori molto forti, quindi sarà importante essere pronti su tutto. Ci siamo preparati e cercheremo al meglio di limitare tutte le loro azioni offensive per provare a subire il meno possibile. Canale 21. Salve Alex, sono qui. L'Ajax è una dei club europei più blasonati. Tuttavia voi state facendo molto bene in questa competizione. Mister Spalletti ha ricordato tante volte che è importante l'atteggiamento. Ecco, quale sarà l'atteggiamento per la sfida di domani e soprattutto per mantenere questa posizione nel girone? Ma l'atteggiamento deve essere quello che abbiamo messo in campo in tutte queste partite che abbiamo fatto in questa prima parte di campionato e Champions League. Abbiamo sempre mantenuto una grande mentalità durante le partite. Dobbiamo ripetere questo atteggiamento con sempre voglia di imporre il nostro gioco, di non calare mai l'intensità, di aiutarci l'uno con l'altro. Sappiamo che sarà una partita difficile, soprattutto in casa loro, perché come ho detto prima hanno grande qualità, però ci siamo pronti e proveremo a portare a casa la vittoria. Pianeta Napoli. Sì, buonasera Alex, ti volevo chiedere cosa è cambiato per te nel guidare una difesa dove non hai più
un Koulibaly che era ambientato a Napoli, che parlava italiano, e avere un Kim che veniva da un altro calcio, che magari non conosce la lingua, però la fase difensiva sta risultando eccezionale in questo avvio di campionato. Sì, cioè, da fare complimenti anche a Kim, perché si è subito calato in questa avventura al meglio, ha cercato di assimilare i concetti che il mister ci chiede, i movimenti della linea difensiva. E io cerco di, durante la partita comunque, di richiamare la difesa come ho sempre fatto durante la partita, e merito un po' di tutti, sia del giocatore, del mister e del gruppo, che comunque l'ha aiutato a inserirsi al meglio. Ciao Alex, per anni con te, spesso anche al tuo posto, è stato parlato hanno parlato del gioco con i piedi. Ad oggi sei il secondo in Serie A per precisione di passaggi con l'87%. Si può dire che sei migliorato tanto e hai fatto un grande lavoro proprio su questo, che poteva essere forse non una delle tue caratteristiche principali? Sì, ho sempre lavorato sotto questo aspetto, so che devo migliorare ancora, è un lavoro non solo mio, anche di tutta la linea difensiva, dei movimenti dei centrocampisti, è tutto un insieme di cose. Comunque non si può neanche giudicare un portiere magari se fa un grande errore e dire che non è forte coi piedi, perché non è quello che bisogna vedere, tante altre cose ovviamente. Come ho detto prima, so che devo lavorare ancora molto, sono migliorato, però devo continuare semplicemente, tranquillamente su questa strada e fare quello che ci chiede il mister. L'ultima per Alex, da Zon. Alex, ciao, buonasera. Possiamo dire che stai vivendo il miglior momento della tua avventura a Napoli? Grazie. Sì, sicuramente è uno dei migliori, assieme magari al periodo con Ancelotti, dove comunque avevo continuità. Alla fine, come ho detto prima, se soprattutto per il ruolo del portiere, riuscire a giocare con continuità è fondamentale. Penso che questo periodo sta andando bene, ma devo solo pensare a continuare a lavorare, continuare a fare quello che sto facendo. Coach, wat vindt u van Ajax dit seizoen vergeleken met het Ajax van de afgelopen seizoenen in de Champions League? Io purtroppo ho preso in considerazione solo l'Ajax di quest'anno, non quella dell'anno scorso, perché bisogna giocarci quest'anno, non l'anno scorso. E a me sembra che Schroeder stia facendo un ottimo lavoro anche quest'anno. Ci assomigliamo molto come tipo di squadra, perché tutte e due amano andare a giocare palla a terra in velocità, a costruire dal basso. Loro hanno anche l'alternativa di questo gioco subito lungo, dove avendo calciatori anche d'impatto davanti a livello fisico, gli si può scaraventare la palla addosso. Noi su questo dobbiamo spesso creare un verso al modo di attaccare, però sarà una sfida emozionante, uno stadio magnifico, un club fantastico, e riusciremo a diventare grandi soltanto facendo delle grandi partite, per cui vogliamo provare a fare questo. U doet het heel erg goed in de Champions League, maar ook in de lokale in de Italiaanse competitie. En in principe heeft u aan één punt genoeg. Maar u gaat natuurlijk wel voor de winst hier in de Johan Cruijff Arena, of niet?
bisogno di un punto per cosa? Come bisogno di un punto per passare il turno? Lei cerca di distrarci. No, you had for the overwinning. You're going to play in order to win. Sì, così, così va meglio. Non, non si può fare diversamente. È l'etica del lavoro, è l'etica del modo di entrare in campo partita dopo partita che ti dà una personalità, che ti dà una convinzione di essere forte. Non si può fare delle partite dove ora mi nascondo un po' perché probabilmente ho vantaggio, se no si fa sempre allo stesso modo, si parte e si va addosso forte, perché se no l'Ajax è una squadra che sa costruire molto bene e si cerca di togliergli lo spazio e il tempo per fare le sue giocate. Poi vedremo alla fine, valuteremo se ci siamo riusciti o no, ma noi giochiamo il nostro calcio, che è un calcio che sta cambiando in Italia e che molte squadre lo stanno portando avanti bene. Prima di parlare dal Corriere dello Sport c'è Matteo Messicano. Buonasera Mr. Spalletti. José Luis Villa de Diáspora Deportiva México. In the previous match against Torino you made 5 changes. The last one was at the 68th. Napolitano and Lozano enter. Regarding Napolitano, is ready to play? Allora, noi abbiamo a disposizione una rosa di calciatori che assomiglia a una rosa del Napoli. Per essere calciatori del Napoli bisogna essere calciatori di un certo livello, e noi ne abbiamo molti calciatori da Napoli, per cui può succedere che domani due o tre titolari giochino al posto di altri due o tre titolari, senza andare a fare nomi, anche perché quando si ha a disposizione un allenamento solo per giocare una partita, ci prendiamo tutto il tempo per pensare bene, per valutare, per parlare anche con i medici e con tutto il nostro staff di quello che possono essere le situazioni individuali dei calciatori. Corriere dello Sport e si prepara la RAI. Buonasera mister. Sera a lei. Due curiosità, una all'allenatore e una allo sportivo. All'allenatore vorrei chiedere, visto che il Napoli è stato strabiliante, è partito fortissimo, quanto ancora può migliorare, cos'è che ancora non le piace? E invece allo sportivo, visto che l'accennava prima, l'emozione di giocare nella Johan Cruyff Arena, lei che gioca nel Diego Armando Maradona, è uno stimolo in più emozionale? Partiamo da questa. È bellissimo venire a giocare in uno stadio fantastico come lo Johan Cruyff Arena. È bellissimo portarsi dietro quello che è la storia del nome del nostro stadio, e bisogna essere di quel livello lì per poter nutrire sogni di grandi prestazioni e di grandi vittorie. Io l'altra volta ho detto che ogni vigilia di una partita di Champions per me è come il giorno prima di Natale, è uguale anche stasera, una sensazione bellissima, più bella per questi particolari che lei ha citato adesso. E vogliamo essere all'altezza dei nomi, di giocare un calcio all'altezza dei nomi che hanno questi due stadi.
mi sono dimenticato la prima. Dove può migliorare? Può migliorare. Noi guardiamo sempre avanti, vogliamo andare a creare ancora più spiragli dove ci possiamo infilare dentro per fare ancora meglio. Dobbiamo essere di quelli che tutti gli allenamenti portano dietro, come dicevo prima, un'etica professionale corretta, e da tutti gli allenamenti si trova sempre qualcosa da andare a proporre in campo e andarlo a mettere in pratica, perché se vieni qui e ti adagi su quello che potrebbe essere, non prendendo decisioni, ti ritrovi ad essere portato in giro nelle azioni degli avversari. Ecco. Rai e si prepara la Gazzetta dello Sport. Mister. Sì. Un inizio di stagione esaltante sia in Champions che in campionato, complimenti che piovono da ogni parte, gli ultimi proprio da parte di Schröder, che poche ore fa ha detto: questo Napoli è superiore al Liverpool che pensavo avrebbe vinto il nostro girone, sarà una partita difficilissima. Può essere il problema tenere i piedi per terra con così tanto entusiasmo che si sta creando attorno alla squadra? Oppure ci dica semplicemente come fa? No. Allora, Schröder ha un po' esagerato nei complimenti in questo caso qui, ecco, per cui stia tranquillo che noi non modificheremo niente da quello che è il nostro atteggiamento che ci ha portato a giocare queste partite qui. Abbiamo sofferto molto l'anno scorso, ce la siamo creata sulla pelle questa opportunità. Venivamo da un paio di campionati dove ci sono mancate queste partite e tutto l'ambiente ce l'hanno ricordato giorno dopo giorno che noi dobbiamo stare qua, e ora che ci siamo verremo a giocare anche questa partita con il massimo della disponibilità, sacrificio, il massimo dell'attenzione. Domani sera non ci saranno cervelli distratti sul campo. Gazzetta dello Sport e si prepara la Repubblica. Buonasera. Senta, parliamo di potenzialità. 20 e passa anni di esperienza, anche 25. Questa è forse potenzialmente la squadra più forte che allena. Poi i conti si fanno sempre alla fine. Però come sensazione sua, appunto quelle risposte che diceva prima, no? ogni volta che lei cerca di riempire la partita di qualcosa di nuovo, questi ragazzi ci riescono, si vede, partita per partita. Quindi anche queste sono risposte che penso che per un allenatore sia il top, no? Lavorandoci. Noi bisogna, come sempre, spingere forte su ogni pallone, senza rischio di arrivare all'incoscienza. Bisogna essere coscienti, bisogna essere bravi a interpretare quello che succede in una partita. Si va forte addosso all'avversario, si va a fare ricomposizioni altrettanto veloci perché la linea difensiva e le distanze di squadra debbono essere le stesse. Il nostro meglio lo vogliamo andare a guadagnare ancora sul campo, partita dopo partita. Non siamo al meglio, si può anche ora fare degli step in avanti, e ci deve essere la volontà di credere in questo e di andarselo a guadagnare, come ho detto prima, partita dopo partita. Repubblica. Eccomi qua, buonasera. Volevo chiederle, secondo lei la qualificazione si deciderà in queste due partite in 8 giorni con l'Ajax? Ma dipenderà dai risultati, non lo so. Se saremo straordinari si potrebbe chiudere anche in queste due partite.
però poi c'è di mezzo un avversario come questo qui che ha giocatori giovani forti come noi, forse con un po' più di esperienza internazionale, con un po' più di esperienza di Champions League, e altrettanto determinati a far parlare del nome che portano sulle maglie come i nostri. Buonasera mister, Daniel Reyes, TNT Mexico. I would like to ask about the development of Irving Lozano. What do you think that his level is right now? Penso che per noi sia un giocatore fondamentale. E quando ha giocato ha fatto vedere di avere quelle qualità e quelle caratteristiche che possono aiutare e dare sbocchi alla squadra. Come ho già detto in precedenza, io ho una squadra di livello come rosa e ho altri calciatori altrettanto bravi, per cui qualche volta ci può stare di dover fare il titolare per un minutaggio inferiore a quello che è il minutaggio della partita. Quello che diventa fondamentale quando uno entra in campo, non entrare a sostituire un compagno, ma entrare per dare conoscenze nuove, cose nuove alla squadra per poter prenderci vantaggi e benefici a livello di squadra. E lui lo sta facendo. Prima diceva Ajax e Napoli hanno in comune la voglia di costruire dal basso, di prendere il pallone e portarlo nella metà campo avversaria. Hanno anche in comune una grande rivoluzione estiva nell'organico, perché hanno cambiato tanto anche loro. Cosa le incuriosisce di più di quest'Ajax rispetto a quelli del passato? Cosa mi incuriosisce? L'Ajax attuale rispetto a quelli del passato. Io ripeto, io ho guardato l'Ajax attuale, non quella del passato, di quando ero bambino che giocava Johan Cruyff. Vabbè, è una squadra forte, è una squadra che gioca un calcio moderno, come vuole la tradizione di questo club, come vuole il nome che porta allo stadio, come vuole un pubblico esigente come quello di Amsterdam. E noi bisogna essere bravi per riuscire a portare il discorso dove lo vogliamo portare noi dentro la partita. Loro hanno questa possibilità di costruire basso e questa pallata facile addosso a dei calciatori tecnici e fisici davanti, per cui, come diceva prima Meret, dobbiamo avere le antenne dritte ed essere svegli ad aspettarsi di tutto, perché anche questo lo abbiamo già detto in Champions League, delle situazioni, dei palloni vanno a morire in delle zone del campo e poi te li ritrovi a prendere vita da un'altra parte con un solo calcio. Vai a conquistare una palla sul terzino destro di loro e ti ritrovi il terzino sinistro che ti punta la linea difensiva da quest'altra parte, per cui è questa continuità di essere pronti che farà la differenza. Ultimissima info Napoli 24. Mister, buonasera. Sabato il Napoli ha iniziato un ciclo di partite. Giocherà 12 partite fino al 12 di novembre, 8 in campionato, 4 in Champions. Quindi più o meno in 42 giorni, una media di 3-4, una partita ogni 3-4 giorni.
Nelle rotazioni finora dei titolari, di quelli che lei ha chiamato tutti i titolari, non hanno riguardato ancora Di Lorenzo. Ora sappiamo il capitano quanto ci tiene lei, e l'abbiamo visto anche quando è mancato, la difficoltà. Nell'eventualità di una rotazione anche per il capitano, pensa che Zanoli sia la prima alternativa, oppure avete studiato qualche cosa, anche qualche accorgimento tattico differente per ovviare in un'ipotetico rotazione? Grazie. Non ce ne sono più di uno di calciatori che hanno fatto un minutaggio importante, che sono monitorati in maniera completa, cioè si vanno a vedere i momenti che poi servono a valutare se il recupero è stato fatto bene e siamo pronti per la partita successiva. Ecco, questo caso qui ha preso uno di quelli che, come ho già detto più volte, è qualcosa che assomiglia più a un robot che non a un umano, perché lui, anche quando fa l'allenamento dopo la gara, ti manda dei segnali ben precisi su quello che è la sua condizione. Lui non abbassa mai, non ha mai un atteggiamento e parole differenti a quelle di un leader di squadra. E naturalmente è uno di quei calciatori che qualsiasi allenatore ne fa a meno malvolentieri. Zanoli è un calciatore moderno da un punto di vista di gioventù, perché vuol sempre attaccare, è un calciatore dove la sua caratteristica è quella di andare a ribaltare l'azione, perché ha forza, ha corsa. È chiaro che avendogli dato poco spazio per quello che è il livello di calcio da dove viene, c'è da farle delle valutazioni, però io ho completamente fiducia, e se avessi bisogno in quel ruolo lì, come probabilmente ne avrò bisogno nell'arco del campionato, penso di non avere problemi. Magari bisogna valutare il momento che capita poi di averne bisogno, perché dipenderà anche da quello, ma penso di non avere problemi a farlo giocare al posto di un colosso come Giovanni Di Lorenzo, capitano. Grazie, professione capitano. Grazie a tutti. Grazie, buona serata.